Una superterra potrebbe ospitare la vita. LHS 1140 b dista 40 anni luce e orbita attorno a una stella molto piccola. Gli astrofisici, è il miglior candidato per la ricerca di segni di vita. Attorno alla stella LHS 1140, a circa 40 anni luce da noi in direzione della costellazione della Balena, gli astronomi hanno scoperto un pianeta che è finora il miglior candidato per una delle indagini più appassionanti nella scienza, la ricerca di prove dell'esistenza di vita oltre la Terra. Legge anche, scoperti 7 pianeti simili alla Terra. È il pianeta extrasolare più esaltante che io abbia mai visto nell'ultimo decennio, dice Jason Nittman dell'Harvard Smithsonian Center for Astrophysics di Cambridge, USA, uno degli autori dell'articolo che descrive la scoperta e pubblicato il 20 aprile su Nature. Perché il mondo alieno potrebbe essere abitabile? LHS 1140 b, così è stato battezzato l'esopianeta, si trova al centro della fascia di abitabilità della propria stella, cioè alla giusta distanza per mantenere l'acqua allo stato liquido, requisito fondamentale per lo sviluppo della vita. Inoltre, secondo gli astrofisici, LHS 1140 b ha probabilmente mantenuto la maggior parte della sua atmosfera. Le caratteristiche del pianeta. Dalle analisi a seguito delle osservazioni è emerso che LHS 1140 b ha un diametro più largo di circa il 40% quello terrestre, e una massa 6,6 volte quella del nostro pianeta. Una superterra, appunto. Vuol dire, dato che la forza di gravità è direttamente proporzionale alla massa di un corpo, che un oggetto sulla superficie di LHS 1140 b pesa quasi 7 volte in più che sulla Terra. Il pianeta è dunque quasi sicuramente di natura rocciosa con un nucleo di metallo fuso. Come si potrebbero essere formate le condizioni idonee ad ospitare la vita? Proprio queste caratteristiche hanno implicazioni importanti, grazie alle sue dimensioni, e alla grande forza di gravità, LHS 1140 b potrebbe aver mantenuto sulla sua superficie un enorme oceano di lava per un lungo periodo dopo la sua formazione. Gli astronomi stimano che l'età del pianeta sia più o meno la stessa della Terra, 4,5 miliardi di anni. Il vapore emesso dal magma incandescente per un paio di miliardi di anni avrebbe così formato un'atmosfera simile a quella terrestre, cioè con nubi dalle quali precipita pioggia. Come è stato individuato? Il telescopio robotico MEART, situato in Cile, ha rilevato delle variazioni periodiche di luce attorno alla stella LHS 1140, gli astronomi hanno dedotto quindi che il calo della luminosità della stella era dovuto a un pianeta che le transitava davanti. Successive osservazioni condotte con lo strumento ARPS dell'European Southern Observatory, ESO, sempre in Cile, hanno consentito di determinare massa e velocità orbitale di LHS 1140 b, compie un giro completo attorno alla propria stella ogni 25 giorni. Le caratteristiche della stella madre. LHS 1140 è una nana rossa, cioè un astro molto più piccolo e freddo del Sole. Emette quindi molta meno energia della nostra stella, ma il pianeta si trova 10 volte più vicino a LHS 1140 di quanto lo sia la Terra al Sole,
perciò riceve una giusta quantità di luce per mantenere un'atmosfera stabile e un clima temperato. Il prossimo passo. Sarà osservare LHS 1140b con il telescopio spaziale Hubble per calcolare esattamente quanta energia il pianeta riceve dalla propria stella e determinare con precisione se tale quantità sia dannosa per lo sviluppo della vita. Successivamente, quando sarà operativo EIRT, Extremely Large Telescope dell'ESO, potranno essere condotte indagini molto accurate sull'atmosfera di LHS 1140b. Un candidato eccezionale per questo tipo di studi, dalla Terra infatti possiamo vedere la sua orbita di taglio, cioè per tutta la sua lunghezza quando passa davanti alla stella madre. Pochi altri pianeti extrasolari forniscono una visuale osservativa così favorevole. Let it go.